La società sportiva Il Fabbricone è la società promossa da Edilcoop e dal TC Bisenzio per la promozione e gestione dell'attività dell'intero centro sportivo. Oltre agli spazi affidati al TC Bisenzio per la palestra, la piscina, i campi da tennis e al ristorante per lo spazio bar e ristoro, gestisce direttamente alcuni spazi al primo piano dove sono svolte alcune attività di fisioterapia, una terrazza e una sala eventi che possono essere organizzate all'interno del centro. Il nostro nuovo centro sportivo è stato realizzato e pensato per tutti i componenti della famiglia. Abbiamo tanto sport, i tradizionali campi da tennis, tutti illuminati e coperti anche d'inverno. Abbiamo una modernissima attrezzata palestra, abbiamo la clubhouse che è segreteria, sala carte, sala TV e inoltre uno spazio all'aperto con la nuovissima piscina che è stata realizzata proprio in quest'estate e che già comincia ad avere e soddisfare le esigenze di tutti i soci. Ora qui dentro siamo nella sala eventi, che è una sala multifunzionale che può essere adibita sia a convegni, corsi, la semplice festa di famiglia. A testimoniare proprio la bontà del nostro pensiero è stato già l'accordo che abbiamo preso con il club Il Ventaglio. Infatti il martedì e il giovedì svolgiamo la loro attività, che è il gioco del burraco, con davvero grandi consensi sia numerici che come piacevolezza dell'ambiente. Allo stesso piano abbiamo pensato anche di inserire degli studi medici, uno di questi è il massofisioterapista e poi un centro di tecniche orientali. La caratteristica principale di questo edificio è che è stato realizzato interamente con una struttura portante in legno e in modo particolare con la moderna tecnologia XLAM che noi del Consorzio Stabile Arcale abbiamo approfondito e sviluppato nel corso degli anni. Per Prato si tratta del primo intervento realizzativo in bioedilizia con questa tecnologia, che sfrutta dei pannelli in legno massiccio a tavoli di strati incrociati e incollati che funzionano sia da pareti portanti verticali che da solai. Il legno è stato rivestito con una controparete in cartongesso esternamente per aumentare le performance energetiche con un cappotto termico in lana di roccia. I vantaggi di questo tipo di tecnologia sono molteplici. Innanzitutto si ha una elevatissima capacità di resistere ai terremoti grazie alla leggerezza del legno e alle grandi capacità dissipative sismiche dei giunti metallici, capacità di resistere sensibilmente superiore agli edifici tradizionali in cemento armato, mentre da un punto di vista realizzativo si hanno dei tempi di esecuzione dimezzate rispetto alle strutture tradizionali e infine dei costi e tempi certi di costruzione. Il nostro circolo Tennis Bisenzio è il circolo più vecchio di Prato, è nato nel 1940 ed è nato come dopolavoro dell'azienda tessile di Prato, tanto è vero che si chiamava Il Fabbricone, dopo l'abbiamo chiamato TC Bisenzio. Questo circolo in questi anni ha sempre fatto una politica dei giovani e per i giovani, abbiamo sempre dato molto ma molto ai ragazzi, alla scuola SAT, tant'è vero che siamo stati riconosciuti proprio per questo tipo di compito che noi avevamo nell'ambito della città. Quindi ci siamo dati delle strutture nuove, moderne, e quindi noi siamo finalmente diventati, grazie anche agli amici, quindi al consorzio Edilcoop, siamo riusciti a fare un vero circolo, ed è un circolo che ora dà non solo il tennis in primis, ma abbiamo anche una serie di servizi che diamo al socio. Tutto questo legherà sicuramente nel presente ma anche nel futuro il corpo sociale a questo circolo. Il Consorzio del COP si è sempre occupato di realizzare alloggi e abitazioni per le famiglie pratesi, oggi ha contribuito a realizzare un ambiente invece dedicato al tempo libero per i propri soci e per tutta la città. Oggi in una società spesso individualista, in un momento di crisi dove la speranza per il futuro è sempre una cosa molto incerta, avere un ambiente, un momento, un luogo dove poter finalmente ritornare a passare del tempo insieme, pensiamo sia un elemento importante. Il Consorzio del COP vuole perciò realizzare, oltre a delle abitazioni, anche dei servizi aggiuntivi a questi, come il circolo, così come abbiamo fatto in passato l'asilo nido e come faremo altre cose in futuro.